Sì, buongiorno a tutti. Io non ho bisogno di parole. Siamo qui a presentare Mister Gigi De Canio, che conoscete benissimo, quindi siamo molto contenti. Abbiamo mirato un allenatore esperto di polso che conosce bene l'ambiente. Ecco, siamo certi di aver fatto la scelta giusta e lascio il Mister alle vostre domande. Buongiorno mister, Buongiorno. Stefano Giovanpietro, Udinese TV. Innanzitutto benvenuto, o meglio bentornato. Bravo. Con quali emozioni arriva qui a Udine per la seconda volta, in un momento difficile, ma con tanto entusiasmo, immagino. Sono felicissimo, ho grandissimo entusiasmo perché ho sperato che questo potesse accadere. Qualche anno fa si è interrotto un discorso importante che stava cominciando e questa è l'occasione per riprenderlo. E quindi certamente quando si subentra è perché ci sono delle difficoltà. Mi dispiace che la squadra sia in questa situazione. Mi dispiace per il mio collega, che è una persona, un uomo che stimo, un professionista molto, molto bravo, ma sono situazioni che fanno parte del calcio. E ho solo voglia di mettere la mia esperienza, il mio entusiasmo al servizio dell'Udinese e insieme alla squadra ritrovare quella serenità che ci possa permettere, di ritrovare quei risultati che sono alla portata di questo, per i valori tecnici che questa squadra ha. Buongiorno mister, ci ritroviamo dopo Sei tempo. invecchiato però, sai, Sì. ti vedo male, ti Bene, vedo. bene. Ti sei reso conto di cosa non va? Cioè, stando fuori, hai seguito l'Udinese, perché non venirmi a dire che ti hanno cercato ieri all'alba, quindi eri probabilmente messo già al corrente della situazione, eri su chi va là. Hai seguito in sostanza l'Udinese, ti sei reso Senti, conto di cosa non va o no? se io ti dico qualcosa tu mi devi credere, così come io prendo per buono le domande che tu mi fai. Io ieri mattina sono stato chiamato dal dottor Gino Pozzo. Sono stato chiamato dal dottor Gino Pozzo e ho dato la mia disponibilità. Poi, che cosa c'è che non va dall'esterno? Insomma, uno si può fare un'idea. Chiaramente l'Udinese io l'ho sempre seguita, non solo quest'anno, ma anche gli altri anni quando le cose andavano bene. Chiaramente in un posto dove sei stato bene, e hai vissuto dei momenti belli, si rimane legati e quindi si è sempre interessati. Ora, dall'esterno si possono avere delle idee che possono poi non essere veritiere nel momento in cui si affronta praticamente dall'interno la situazione. Ho bisogno di parlare con la squadra, ho bisogno di guardare gli allenamenti e poi, come ho detto, cercare di mettere la mia esperienza e il mio entusiasmo al servizio della squadra. Buongiorno mister Marco Taviango, Udinese TV. Senta, immagino che sia un po' prematuro chiederle questo, però valutando un po' la rosa che ha a disposizione, lei ha un'idea su quale canovaccio tattico andrà a lavorare? Sì, ce l'ho però, ha detto bene lei, è un po' prematuro per parlarne con voi. Voglio trasmettere e parlare prima queste mie idee prima di tutto alla squadra e poi con voi sarò molto più chiaro sicuramente nei prossimi giorni. Poi vi accorgerete, tranquillamente. Buongiorno, volevo chiedere, Buongiorno. ha parlato dell'entusiasmo che vuole mettere a disposizione, come pensa di trasmetterlo e quali saranno le prime Non parole solo che dirà alla l'entusiasmo, squadra? penso di sapere di calcio, signorina. Beh, certo, però Sì.
forse l'ambiente in questo momento ha bisogno di ritrovare un po' di serenità, sì, e di entusiasmo, certo. Forse più una spinta mentale. Questa è una cosa che io cercherò di fare, ma è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme. L'Udinese è un bene di tutti, è sempre stato, e quindi ho bisogno certamente dell'appoggio vostro, dell'appoggio soprattutto dei tifosi, che ho sempre conosciuto come una tifoseria splendida, molto tollerante, comprensiva, è sempre stata un tutt'uno con la propria squadra. C'è sempre stata una identificazione totale della squadra con i tifosi dell'Udinese. Si è sempre vissuti in una simbiosi totale. E credo che questo vada ritrovato nel più breve tempo possibile. Certo, la squadra deve dare dei segnali, ma in questo momento c'è bisogno anche di quella pazienza che i tifosi friulani sanno avere e hanno sempre dimostrato di avere nei confronti e della propria squadra, ma di tante altre cose della vita comune. Quindi bisogna sostenere questi ragazzi che vivono un momento magari di difficoltà, come è normale che accada in ogni situazione, e grazie al contributo di tutti, e quindi anche, spero anche col mio, di riuscire a trovare, che riusciamo tutti insieme a trovare la chiave per riportare questa squadra alla serenità necessaria per farci vedere delle belle partite e farci ottenere anche dei bei risultati. Buongiorno, Monica Valentino, Mondo Udinese, Gazzanette. Volevo chiederle se si è già fatto un'idea di come eventualmente approcciarsi con i senatori, ovvero Di Natale in primis, quanto ancora può dare secondo lei alla causa, sia in campo sia fuori. Lo stesso vale per Domizzi, Pasquale, i giocatori simbolo insomma di questi ultimi anni. Io sono a disposizione di tutti e quindi penso che tutti possano essere utili alla causa, e non ho preclusioni né nei confronti dei senatori né nei confronti di quelli più giovani. Ognuno per quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie possibilità, secondo me deve entrare in questo ordine di idee. Ma non credo ci siano in questo senso particolari problemi, perché io ho sempre visto l'Udinese come, in questo senso, come un mondo a parte. Quindi con un'idea che è già insita nella mente di ogni calciatore. Quindi non credo di dover fare qualcosa io. Se, ma lo dico così giusto per, se dovessi ravvisare la necessità, credo di avere anche l'esperienza giusta per capire e affrontare la situazione. Quello che voglio dire, forse non sono stato molto, molto chiaro prima, è che qui conta il bene dell'Udinese. E l'Udinese è un mondo completo, fatto dai tifosi, dalla storia di questa società, di questo club, dove i tifosi hanno un ruolo preponderante ed importante, dove quindi nessuno può permettersi di pensare di essere disgregante. Quindi se io sono qui oggi come primo impatto a chiedere a voi, ai nostri tifosi, di essere tolleranti ed aggreganti, ma so anche che la squadra deve fare molto di più per coinvolgere e creare nei tifosi queste condizioni, è normale che tutti i calciatori, a maggior ragione quelli che sono da qui da più tempo, devono sentire questa necessità, questo bisogno, e comportarsi di conseguenza. Senza il bisogno che io chieda a qualcuno, mi approcci con qualcuno in particolare. Qui c'è l'Udinese, non il singolo calciatore, insomma. Ecco. Poi non credo che vi siano all'interno queste situazioni, per cui non credo che possa essere un problema.
Sì, volevo chiederti, allora, riallacciarmi un po' alla domanda di Monica, e allora, quanto per te è imprescindibile Di Natale in questa Udinese? E poi, nella precedente esperienza, se non sbaglio, giocavi a tre. L'idea difensiva rimane quella di giocare a tre? Cioè, questo puoi dircelo. E quante volte hai visto l'Udinese giocare? E invece in questi due anni cosa hai fatto? Cosa hai guardato? Cosa hai visto? Hai visto all'estero? E che idea di calcio ti sei fatto in questi anni e mezzo di sosta? No, le tue domande... Quattro così, domande? Quattro, allora, comincio, fammene una per volta. Così. Di Natale, quanto è imprescindibile Di Natale in questa squadra? Me lo deve... Di Natale è un grande calciatore, ma oggi io devo verificare, no, la sua condizione fisica, mentale, no, perché lui possa dare il contributo che tutti pensiamo lui possa dare. E nel momento in cui lo verifico poi saprò darti una risposta un po' più precisa, ma io, come ho detto prima, vorrei essere ancora più chiaro. Io sono a disposizione di tutti, ma ho bisogno che tutti mi facciano vedere la loro voglia e diano la disponibilità per essere utili all'Udinese, non per valorizzare il singolo calciatore. E quindi a maggior ragione poi chi ne ha le qualità e le possibilità maggiori. Quindi, senza voler creare una situazione, un caso o un aspetto particolare, insomma. Poi il concetto di base è partire da una difesa a tre comunque, eh? Guarda, io penso che l'allenatore è a disposizione sempre di ogni club per valorizzarne le potenzialità tecniche e valorizzare il potenziale umano che la società gli mette a disposizione. C'è una storia che parla per l'Udinese. L'Udinese in tutti questi anni aveva delle certezze, e quindi quello della difesa a tre è stato un caposaldo della storia importante dell'Udinese, a cominciare da Zaccheroni, per continuare a Guidolin, con il sottoscritto, poi con Spalletti, insomma. E quindi la funzione dell'Udinese è sempre stata questa, la possibilità di, attraverso il bel calcio, di valorizzare i suoi giocatori. Siccome ci sono delle conoscenze sotto questo profilo da parte dei calciatori, è normale che io pensi, no, che sia una, come dire, un percorso tecnico-tattico da seguire, ma come ho detto prima ho bisogno di conoscere poi la reale condizione, perché adesso vi dico questo, poi magari vado a controllare la condizione dei calciatori, ci sono delle situazioni contingenti che mi mettono nella condizione di dover fare altro tipo di scelte, voi potreste pensare che sono stato qui a dirvi delle chiacchiere, insomma, no. Quindi la mia idea ad Udine di base è questa, la verificheremo. L'altra era, quante volte in questo anno hai visto l'Udinese in televisione, proprio le partite dell'Udinese, e invece cosa hai fatto? Cioè, hai ampliato la conoscenza andando a vedere degli adesso, allenatori all'estero? Numero di volte non me lo ricordo, ma l'ho vista più volte, parecchie volte, e quindi penso di conoscerla abbastanza bene. E poi, beh, come ogni allenatore, nel momento in cui ha il tempo per poterlo fare, ho avuto anche delle esperienze all'estero, mi sono piaciute, e ho cercato di conoscere anche un po' più profondamente il calcio estero. Più inglese. Buongiorno, Monica Tosolini, Udinese Blog. Le volevo chiedere, lei ha detto che ha visto più volte l'Udinese, che idea si è fatto sul potenziale di questa squadra? Nel senso che
Comunque la salvezza sembra veramente un obiettivo alla portata e penso che anche lei ci creda, per, visto il potenziale, e anche per se stesso, nel senso che immagino lei è entusiasta di essere tornato e spera anche nella conferma, perché mi sembra che il contratto sia solo fino a giugno. Sì, sì, sì. Sa, quando, quando di solito un allenatore subentra in una società che ha bisogno, tende a, anche a, così, a sfruttare la situazione di tra virgolette di debolezza della, della società, del momento, per strappare un contratto. Io non sono alla ricerca di una poltrona, non lo sono mai stato. Nella mia carriera ho spesso strappato dei contratti unilateralmente da, da parte mia, anche rimanendo senza squadra. Udine è una cosa a parte e quindi so che se facciamo bene la società saprà, è in grado di apprezzare, valorizzare, valutare bene il lavoro, per cui si possono creare le premesse per continuare insieme. Ma e certo bisogna dimostrare sempre di avere le capacità, la voglia, l'interesse di poterlo fare. Quindi sotto questo profilo il problema non me lo sono posto. O, ripeto, ho voglia ed entusiasmo, Udine la migliore soluzione possibile che potessi immaginare per proprio per l'udinese, per come lavora, per come pensa, per come funziona, e quindi, come ho detto, sono qui per giocarmi questa chance col massimo entusiasmo possibile, certo con la consapevolezza di poter centrare l'obiettivo, altrimenti insomma sarebbe un po' più complicato. Allora, io non sono d'accordo, io, la squadra si salva secondo me, ma di facile non c'è niente, perché si parla, perché... Hai i capelli bianchi, per, lo sai, certo, se no non avrebbero chiamato, non quindi avrebbero cambiato. Quindi non è facile, ripeto, per me si salva, ma non è un compito facile, anzi, perché la squadra sta andando un po' alla deriva, non è certo, facile. Certo. Chi ti ha sostituito a te quella volta, 15 anni fa, l'ha salvata per rotto dalla cuffia. Certo. Quindi quando le cose vanno male, raddrizzare è difficile, difficilissimo. Io parto però dal presupposto, questa era una premessa, parto dal presupposto che questa squadra alla 18ª giornata aveva 24 punti, in prospettiva da 44 a 50 punti finali. Poi è successo qualcosa, io credo che il vero problema di questa squadra, che forse è il più difficile, sia la zucca, il computer, è lì che devi intervenire tu. Sì, penso anch'io, mi sono fatto anch'io questa idea, insomma... Le professionalità che hanno lavorato intorno all'Udinese sono di elevato spessore, a partire dal mio collega e poi tutte le altre persone intorno. Quindi sotto questo profilo non ho il minimo dubbio che le cose siano state fatte bene. Poi è chiaro che trattandosi di uno sport in cui l'aspetto ludico, psicologico ha enorme importanza, certe volte si creano dei meccanismi per cui si creano delle difficoltà che diventano poi molto difficili e raccapezzarsi ancora di più. Ed è chiaro che insieme ai giocatori cercheremo di trovare il più velocemente possibile questa chiave di lettura che possa portarci fuori da questa situazione di criticità, insomma, ecco. Per questo prima vi chiedevo a voi e soprattutto ai nostri tifosi questa partecipazione e questo senso di maggiore comprensione nei confronti di una squadra che in questo momento è in difficoltà, di una squadra che sicuramente da un punto di vista dell'impegno agonistico non ha mai fatto mancare la propria disponibilità e che probabilmente per queste cause di cui tu parlavi
giustamente, non è riuscita ad esprimere il meglio di sé. Per cui, essendoci questa totale volontà, credo che sia giusto che la squadra faccia la sua parte, ma credo altrettanto importante che il pubblico capisca questo momento di difficoltà e aiuti la squadra a trovare tutti insieme questa soluzione che la porti fuori da questo momento. Perché non sarà facile? Senti, beh, se proprio tu mi stai tirando fuori... Io nella vita non ho avuto niente di facile, mi sono fatto tutte le categorie e ho lavorato in tutte le condizioni, in tutte le situazioni. Sono qui in una società organizzatissima, per bene, che mi mette tutto a disposizione per poter fare bene. Capisco che il mio lavoro ha delle difficoltà, però io... Insomma, mi sento sereno, tranquillo, credo di avere la possibilità di poterle affrontare e risolvere, sapendo che ci sono delle difficoltà. Ma non hai capito. Allora, Guido, aspetta, Guido. Non è che con la mia considerazione abbia voluto manifestarti sfiducia. No, ho capito. Quando tu dici che qui in questo momento serve l'aiuto di tutti, hai detto una sacrosanta verità, perché è vero che avete 2, 3 punti, 4 punti più dal baratro, però è difficilissimo perché la squadra lentamente sta andando alla deriva. Io ho già visto esperienze qui a Udine analoghe così, ma non solo a Udine, per cui il compito di un qualsiasi allenatore è difficile. Ti ripeto, la squadra si salva, ma è un compito difficile, al di là della tua bravura, perché cambiare la testa a certi giocatori non è facile. Lo capisco. Però ti ho detto, ho l'entusiasmo, la voglia, e per questo chiedo, ribadisco, il sostegno di tutti per cercare di arrivare a questo obiettivo, perché, ribadisco, è interesse di tutti. Guido fa le domande ma fa anche le risposte, quindi no, bisogna stare quello che è. Devo rispondere come vuoi te. No, Gigi, bentornato, eccomi qua. Bentornato. Penso che ormai siamo tanto tempo, noi siamo come due carabinieri, io Gomirato praticamente. Volevo farti fare il voti all'impresa, quanto che voto dai a di difficoltà a questa impresa, però passo avanti, visto che cambiamo un po' l'argomento. Ma io condivido, non ho sottovalutato per nulla e lo so, però allo stesso modo, senza perdere di vista la difficoltà, io penso e sono già proiettato in quelle che possono essere le possibili soluzioni, certamente, altrimenti se non pensassi di poter essere utile non stavo a casa. Senti, volevo chiederti un'anticipazione, ma la squadra farai lo stesso discorso che hai fatto qua davanti, cioè chiederai unità per far capire, insomma, che è un po' il gruppo che può uscire da questa situazione? E poi ti preoccupa la situazione fisica del gruppo, che forse non è omogenea visto che ci sono stati degli inserimenti durante il mercato di gennaio? Questo secondo aspetto, se dobbiamo fare un paragone sui livelli di difficoltà, questo secondo aspetto mi preoccupa un po' di più, perché poiché le partite si susseguono, incombono, e quindi non c'è una grandissima possibilità per arrivare in tempi brevi ad un livello piuttosto omogeneo, e quindi questo è l'aspetto che mi preoccupa un po' di più. Il profilo dell'unità è un discorso che io ho fatto perché è un concetto in cui credo, ed è un concetto che all'Udinese ha funzionato sempre, e nel momento in cui ha funzionato
con la qualità dei calciatori a disposizione e questo concetto di unità di squadra ha portato a dei risultati anche oltre le reali possibilità. Quindi l'Udinese, che ha giocato sempre in questo modo anche abbastanza spensierato, allegro, garibaldino, si è divertita, ha fatto divertire e ha ottenuto dei risultati importanti. E quindi credo che sia già insito nella mente dei calciatori. In momenti di difficoltà credo che vada anche, come dire, ricordato, credo che vada riaffermato, ma non ho dubbio che i calciatori ce l'abbiano nella loro mente. Io lo ribadisco e cerco poi a questo punto di, come dire, di riportare un po' tutti verso un unico discorso, senza timori, senza paure, ma, come ho detto prima, con l'aiuto di tutti, perché chiaramente le contestazioni, i disagi, le manifestazioni di delusione sono comprensibili, però c'è bisogno di aiutare un malato quando sta male, perché quando sta bene è bello per tutti partecipare alle feste, insomma. Buongiorno mister Barbara. Buongiorno. Castellini, bentornato. Grazie. Volevo chiederle quali sono i collaboratori che la seguiranno in questa seconda avventura bianconera e per quanto riguarda, abbiamo parlato prima dei senatori, io sui giovani volevo sapere se c'è un giocatore di questa rosa in particolare che la incuriosisce e che magari non l'ha visto esprimersi per tutte le potenzialità che ha. Allora, i miei collaboratori sono tutti quelli che l'Udinese ha. Io due. Sì. Poi l'Udinese è una bella struttura sotto questo profilo, è sempre stata. Quindi questa mattina sono venuto abbastanza presto per incontrarli tutti, quindi ho trovato delle professionalità di alto profilo, come si conviene ad un club di questo livello. E per quanto riguarda i calciatori, obiettivamente è chiaro che non li ho ancora allenati e non posso dire di conoscerli profondamente, però insomma credo di conoscerli abbastanza per averli visti, per averci giocato contro e quindi non ho particolari curiosità da soddisfare. Chiaramente questo è un aspetto che mi potrà essere un po' più intrigante nel momento in cui incontrerò i ragazzi e cercherò di capire le motivazioni di ognuno di loro, perché questo per me è molto più importante, mi può dare delle risposte. Cioè, le motivazioni che ogni calciatore può avere in funzione della sua crescita, della sua carriera, delle sue aspettative. E poi questo mi potrà mettere nella condizione di valutare anche il comportamento in allenamento, per capire chi è realmente motivato e ha voglia di giocarsi una chance importante come me e chi magari non ha questo atteggiamento. Allora lì potrò fare un po' questo tipo di valutazione, insomma. I nomi che vuoi, è ancora il tempo, no? No. Io Giovanni Pagliari, che ha la funzione di collaboratore che voi chiamate come secondo, ma come altro, come allenatore, come vice allenatore, e poi Orlando, che è sempre stato un osservatore e un collaboratore sul campo, Filippo. No, lascia stare, era un vecchio, era uno che sparava palloni in Serie C. Mister Dino Castaldo, Calcio Friuli Venezia Giulia. Dov'è sei? Lei dice, ecco. Lei dice giustamente che dovrà conoscere il giocatore, l'ambiente.
Io volevo chiedere, secondo il suo punto di vista, quanto tempo ci... L'ambiente, scusi, l'ambiente voglio dire... Io sono tornato a casa, quindi l'ambiente... Che si è formato quindi... in questo ultimo periodo, intendo. La squadra, secondo il suo punto di vista, quanto tempo vorrà, ci vorrà perché si possa vedere la sua mano nella squadra, nel gioco della squadra? Perché non ci mancano molte partite. Lo so, questo è il nostro... È il mio più grande nemico. E guardi, questo sinceramente non mi sento di poterle dire quanto tempo. Spero di avere anche quel pizzico di fortuna necessario in queste situazioni, cioè che i calciatori siano tutti in buone condizioni, che siano come dire, nella condizione di offrire il meglio delle loro possibilità e quindi di poter lavorare nel miglior modo possibile. Poi, se abbiamo la fortuna anche di fare qualche risultato in maniera anche, come dire, con un pizzico di fortuna, la condizione psicologica aiuterà certamente a ritrovare quello spirito necessario perché l'Udinese si possa esprimere meglio. E potrà aiutare anche me nel trasmettere, nel fare, come dire, accettare ai ragazzi quelle che potranno essere le mie idee di natura tattica. Mister, entrando un po' nello specifico, abbiamo l'attacco meno prolifico della Serie A e una delle difese più battute. Visto che lei ha poco tempo, dove si concentrerà inizialmente? Sotto aspetto offensivo o difensivo? Senta. E mi lasci dire questa cosa che è non l'ha mai detto nessuno nella mia precedente esperienza. Quando tanti anni fa c'erano le sette sorelle, c'erano giocatori in Serie A nel campionato italiano rispondenti al nome di Battistuta, Crespo, Trezeguet, eccetera, eccetera. La mia Udinese nell'anno solare del 2000 ha fatto più gol di tutti. Oltre 50 gol. Nelle mie precedenti esperienze gli attaccanti hanno sempre fatto tanti gol. Ho rilevato un anno il Siena, a gennaio Chiesa aveva fatto un gol e nel girone di ritorno con il sottoscritto fece un sacco di gol. Un altro anno ricordo Bogdani, che un giocatore molto bravo ma che non aveva una grande confidenza con il gol, ha sempre realizzato molti gol. Credo che i due anni in cui per esempio un certo Pampa Sosa sia stato gli anni più prolifici come goleador, credo che li abbia fatti con me all'Udinese. Non so se dopo si sia non ricordo se dopo si sia ripetuto in altre squadre. Quindi mi è sempre piaciuto e credo di aver sempre valorizzato, perché credo che facendo più gol e vincendo le partite si fanno più punti per costruire la classifica. Spero, lavorerò in questo senso, perché comunque fa parte di una mia forma mentis, ecco, di una mia attitudine. Lavorerò in questo senso, in questa direzione. Speriamo di riuscirci e che le cose vadano bene. Ma le ho citato delle esperienze, dei numeri che sono oggettive, insomma. Ecco. Quindi di Natale che ne ha fatto una della 10. A gennaio me l'aveva detto Chiesa. Mister, io volevo chiederle un'ultima cosa, sono qua. E volevo chiederle se la società... Io la ricordo bionda lei, vero? Sì. Sì, ecco, capelli più corti forse. Sì. Volevo chiederle se la società le ha chiesto qualcosa, perché l'obiettivo finale è chiaro, però se le ha chiesto qualcosa nell'immediato, visto che adesso ci sono due partite contro il Sassuolo e il Napoli abbastanza difficili, insomma, se le ha chiesto qualcosa in particolare proprio in prospettiva di questi due primi impegni importanti per questione di punti. No, niente di particolare in questo senso. Chiaro, la situazione è una situazione di disagio, ma
niente di per cui si è reso, hanno ritenuto di fare questo cambio, ma non c'è nulla in particolare. L'obiettivo è solo quello di salvare la squadra, cercando di farlo nel miglior modo possibile, cercando di ritrovare quella serenità che oggi manca, insomma. Di solito lei lo sa meglio di me, perché è sempre stata qui, l'Udinese non è una società che cambia volentieri gli allenatori, per cui è una cosa sicuramente fatta anche a malincuore, per cui non c'è nulla che nell'immediato, insomma, si possa fare, nessuno ha la bacchetta magica, né tantomeno io credo di essere un mago. Mi piace l'impegno sul campo, perché mi piace molto il rapporto con il campo, e quindi solo di aiutare con la mia esperienza, con il mio entusiasmo, questi ragazzi a ritrovare il più possibile, nel più breve tempo possibile, una serenità che possa permettere a tutti di offrire le migliori prestazioni possibili, anche nel rispetto di questo pubblico affezionato che l'Udinese ha. Grazie. Ecco, chiudo con un inciso, no, visto che siamo qua per chiudere un po' tutta quanta quello successo domenica, che la Lega ha mandato un comunicato, ha fatto uscire il classico comunicato ufficiale, dove asserisce che nessun provvedimento, nessuna ammenda è stata adottata rispetto a quello che è successo domenica, quindi non ha trovato le condizioni nella Procura Federale e nella Lega di Serie A per adottare qualsiasi forma di punizione. Quindi siamo...